Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo del sorriso che è giusto, doveroso e legittimo donare ai bambini e ai ragazzini che si trovano ricoverati in questo periodo non proprio facile della loro vita, quindi come varie associazioni si dedicano a loro. E vogliamo parlare di un'iniziativa specifica. Il 16 di aprile nel reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova c'è uno spettacolo particolare messo in scena dai geni attori del Dolo che abbiamo già conosciuto in altre circostanze per iniziative di questo genere e in collaborazione con la Onlus Giocare e Benessere, insomma, si sono inventati uno spettacolo davvero interessante. Ma per capire qual è l'attività di queste associazioni, proprio qui questa mattina ho sia Andrea Bergamo, rappresentante dei geni attori di Dolo, Cristina Zanella di Gioco e Benessere e Giovanni Parise, volontario sempre di Gioco e Benessere. Buongiorno. Iniziamo con la signora Zanella. Questa Onlus opera all'interno della pediatria di Padova. Cosa fate? Qual è anche il valore di quello che fate? Allora, l'associazione Gioco e Benessere è presente dal 2008, ma il servizio è presente dal 1995. L'associazione Gioco e Benessere è una creazione, se vogliamo dirla bene, del dottor Carlo Moretti, pediatra e dirigente medico dell'azienda ospedaliera di Padova, e che ha visto, è stato molto lungimirante, che ha visto quanta necessità c'era di portare ai bambini un sorriso attraverso delle attività ludiche, ricreative, e in questo modo i bambini ospedalizzati ritrovavano quello che avevano lasciato a casa, quindi il sorriso lasciato a casa. E noi facciamo parte appunto della pediatria di Padova, quindi ci occupiamo di tutti i bambini di 4 piani della pediatria e di chirurgia pediatrica attraverso attività programmate. Siamo presenti 12 ore al giorno con volontari formati, i nostri corsi durano circa 6 mesi e quindi una formazione che va a guardare la malattia del bambino, le attività ludiche, il modo di comportarsi. È un percorso abbastanza impegnativo, perché il bambino è un soggetto facile ma anche molto difficile. Far sorridere un bambino non è una cosa che si riesce così, sembra una cosa scontata, ma non è scontata. E la bellezza di fare anche dei corsi volontari, di cui vicino c'è anche Giovanni, è quella di far scoprire anche il bambino che abbiamo dimenticato. E le persone adulte non sanno più giocare, non sanno mettersi nei panni dei bambini, e quindi quando ci riescono poi è un valore aggiunto per se stessi. Ma ritornando a quello che noi facciamo tutti i giorni in pediatria, è qualcosa che ti emoziona. Proprio dicevo anche prima, anche ieri con delle visite durante le feste, ci sono sempre tante persone che vengono a trovare questi bambini, polizia, squadre di calcio, di rugby. Quindi entri sempre molto nelle stanze, entri nei bambini, e io riesco sempre ad emozionarmi, ho sempre il magone quando esco, perché vediamo tante realtà. Mi piace dire una cosa: non ci sono bambini di serie A, di serie B, sono tutti bambini ospedalizzati. Ci sono malattie invisibili che non si vedono, malattie di bambini che avranno un handicap per tutta la vita, che non si vede ma c'è. Quindi a volte ci si sofferma nel vedere il dolore, la sofferenza, ma c'è una sofferenza lunga una vita. Bambini trapiantati, ne abbiamo tantissimi. La cronicità. Cronicità, malattie rare, malattie metaboliche, malattie psicologiche, psichiatriche. La pediatria, no, la pediatria di Padova, che è una pediatria d'eccellenza, ha dentro nei suoi reparti anche bambini con problemi, con handicap psicologici, non essendoci altri reparti, e abbiamo situazioni molto difficili.
ma dietro un bambino c'è sempre una famiglia, c'è un genitore, quindi il nostro lavoro non è mai fermo al bambino, perché quando si ospedalizza un bambino si ospedalizza una famiglia. La nostra accoglienza è fatta ai bambini ed è fatta alle famiglie. Se facciamo spettacoli, quindi siamo qua per questo, non è uno spettacolo limitato ai bambini, è uno spettacolo che traduce la famiglia. Infatti tutto quello che facciamo è speculare la famiglia, il sorriso di un bambino è il sorriso di una famiglia. Abbiamo ospedalizzazioni anche di 3 mesi, quindi è logico che laboratori, volontari, educatori che seguono, ci sono tante tante persone. Noi non siamo supportati dall'azienda ospedaliera, siamo una Onlus che vive di raccolte fondi, di progetti e di aiuti e di genitori che hanno capito che quello che facciamo, tipo testimonianze, avete trasformato in una vacanza la mia degenza, oppure sono arrivata qui in ospedale e non mi aspettavo di trovare tutto quello che ho trovato. E quelle sono cose che ti... È un sollievo. No, quelle sono cose che ti arricchiscono. Vai a casa che sei ingrassato perfino. Quindi. Giovanni, sì. La sua esperienza di volontario come è iniziata e come si arriva, no, a fare il volontario? Mi verrebbe da dire è abbastanza facile fare il volontario quando si tratta di bambini. I bambini sono irresistibili. Sì, però... Allora, intanto è stata una cosa avvenuta quasi per caso e per fortuna avvenuta e veramente ne sono felicissimo. È un'esperienza, secondo me, non per tutti, perché comunque il trovarsi davanti a certe situazioni può mettere a disagio. Però sinceramente la cosa più bella è, ad esempio, ricevere il grazie dalla famiglia nel momento in cui si sta a contatto con un figlio che sta subendo, diciamo, un periodo non proprio bello della sua vita, no? E vedere il sollievo di questi genitori che comunque non vedono sicuramente il fatto di avere un figlio in ospedale una cosa come può viverla il bambino. Cioè, per il bambino, diciamo così, il nostro apporto è proprio quello di trovare un mondo al pari di quello che può essere un ambiente familiare, no? Dove può giocare e viverla... È solo un altro luogo per il bambino, magari luogo, con qualche, esatto, iniezione di troppo, esatto, però non c'è la percezione, no, di una assolutamente, situazione, assolutamente, che questa, no, è la bellezza anche dei bambini. Anzi, sono proprio i bambini, sinceramente, che dopo una giornata di lavoro, che magari si arriva un po' stanchi, sa, in reparto, devo dire, sono la miglior medicina per noi, non noi per loro, per cui è uno spasso, tra virgolette, diciamola così, dai, per noi e per loro, perché noi torniamo bambini a fianco a loro, loro se la vivono bene e il genitore ha un attimo, diciamo così, di relax e di familiarità completa. Io ho notato che lei ha detto una cosa, non è un'esperienza per tutti, esatto, perché può creare del disagio. Io mi chiedo come si può, i volontari sono persone adulte ovviamente, come, sì, si può da adulti avere un disagio verso un bambino in un momento così delicato della sua vita? Perché il trovarsi davanti a certe condizioni, specie vissute da un bambino, se il volontario è estremamente sensibile, può, diciamo, non portare il beneficio che servirebbe invece a ci vuole bambino. Un distacco. Sì, ci vuole comunque un distacco, per quanto sia un gioco, un divertimento, diciamo, ognuno ha la sua parte. Anche se noi torniamo bambini, ma siamo dei bambini che aiutano dei bambini, non dobbiamo avere un'empatia così forte da lasciarci condizionare. Non a caso per quello, signora, c'è il corso di formazione di 6 mesi. C'è un corso, sì, corso di formazione che dura 3-4 mesi più altri 5-6 mesi di formazione. Questo proprio lo diamo ai volontari per imparare a conoscere se stessi, l'approccio con il bambino e sapere anche le proprie disponibilità, perché fare il volontario, io faccio proprio formazione anche sul volontario, come mi è stato detto una volta, il volontario è fare quello che si vuole, venire quando si vuole, che mi si drizzano i capelli ed è ok. E bisogna esserci, perché la tua mancanza preclude la festa a un altro bambino, l'aiuto a un altro bambino, quindi devi capire la tua disponibilità, il tuo tempo, la tua predisposizione, o ci sei o non ci sei.
Ecco, questo, la formazione serve anche a questo. Il volontario deve accorpare tutto, deve prendere, non si fa volontariato perché il bambino prende molto. A me telefonano e mi chiedono spesso di fare volontariato in pediatria. Io dico, guardate che il mondo del volontariato è molto vasto, io lo conosco molto bene, quindi è molto vasto, però il bambino prende l'animo, il bambino fa scattare qualcosa, voglio venire tutti a fare i volontari in pediatria con i bambini, ecco. Ma non si accorgono che sono loro che vengono a prendere, non vengono a dare. Perché quando si fa il volontario vuol dire che c'è un'esigenza d'amore carente dentro. Anche una forma di egoismo, io dico sempre, una cerca il bene verso là per riempire se stesso, e che magari sembra un paradosso, ma ha una base di verità. Noi siamo debitori nei confronti dei bambini e alla fine le persone, quelle valide che rimangono, come Giovanni, come tanti altri che abbiamo, hanno una stima e un rispetto del bambino. Io dico sempre, i bambini sono i nostri maestri, e con questo credo di aver detto tutto. Sono loro che ci insegnano nella sofferenza, nella lunga degenza. Io conosco bene l'ambiente ospedaliero, le dico, il bambino soffre diverso dall'adulto, soffre sorridendo. Andrea Bergamo, geni attori del dolo, tanto tempo che siete impegnati, no? Da genitori in iniziative di volontariato, di solidarietà, ma sempre in chiave divertente, ludica, ironica, senza perdere mai il sorriso. Questo 16 aprile che cosa succede? Come è avvenuto l'incontro con Gioco e Benessere? Ma questo incontro è venuto fuori da una storia che ormai è consolidata dell'apporto, del supporto che i genitori del Dolo, emanazione della scuola materna Immacolata di Lourdes di Dolo, ha con la pediatria di Padova. Negli anni precedenti l'apporto era stato tramite rappresentazioni teatrali con le quali si facevano una raccolta fondi. L'anno scorso c'era stata fatta questa proposta di portare lo spettacolo all'interno della pediatria durante la settimana, motivo per cui nel 2017 non siamo riusciti a portare a termine l'impresa, perché ovviamente lavorando la maggior parte delle persone poteva essere problematico arrivare a chiedere il permesso. Quest'anno invece siamo riusciti nell'intento e concretizzandolo appunto nella data del 16 di aprile. Quindi voi portate il vostro spettacolo, che ha un titolo. Il nostro spettacolo quest'anno prende spunto dal celebre cartone animato della Disney, Frozen, riadattato anche con espressioni dialettali di lingua veneta, localizzato e reso frizzante, proprio per fornire uno spettacolo a dimensione di famiglia. L'obiettivo appunto non sono solo i bambini nella strategia dello spettacolo, nell'economia dello spettacolo, ma sono le famiglie. Motivo per cui ci si è trovati con particolare accordo con quello che è l'ambiente e le dinamiche della pediatria di Padova, dove, come è stato detto prima, l'obiettivo non è il singolo bambino, ma tutta la famiglia che ci sta dietro. Com'è possibile portare comunque in un ambiente che necessariamente deve essere asettico e dove ci sono anche delle accortezze, uno spettacolo, perché è uno spettacolo da palcoscenico? Com'è la logistica? Lei prima faceva riferimento al fatto che genitori, attori, anche logisticamente avete dovuto chiedere i permessi perché lavorando eccetera eccetera, ma l'allestimento, la coreografia, la scenografia, come funziona? Un carrozzone arrivate in pediatria, tanto per così avere la sensazione. Da quel punto di vista siamo molto duttili, in quanto lo spettacolo così come concepito si riesce ad adattare ai grandi palcoscenici come anche agli spazi ristretti. Molto contribuisce anche la tecnologia, perché può essere utilizzata la videoproiezione per avere gli sfondi, ma anche sono utilizzati ritrovati molto economici come determinati cartoni asettici, perché garantiscono sia la funzionalità dal punto di vista scenografico che anche il rispetto delle norme igieniche che servono all'interno di una struttura ospedaliera. Questa
Frozen, no? Lei non è nuovo a spettacoli, a coreografie, lei canta, balla, suona, scrive poesie, è tutto nato, no, dall'esperienza, se non sbaglio, dei suoi figli che sì, andavano in questa scuola materna, e i genitori, si sa, no, iniziano a, soprattutto in tempi relativamente recenti, a dare una mano all'attività didattica per evidenti motivi anche di taglio ed economico, insomma ci si inventa un'attività di animazione. Lei ha sottolineato proprio questo ruolo importante della famiglia, non è solo rivolto al bambino ma è rivolto a tutto lo staff familiare. Lei che appunto ha radunato questi genitori da qualche anno, che cosa può dire come bilancio dell'esperienza da parte dei genitori, no, di questa reciprocità con i bambini, divertire ma anche divertirsi e partecipare tutti assieme senza una vera distinzione tra chi è in platea e chi è sul palco? Ci sono vari ambiti che possono essere sottolineati, in maniera particolare la questione dell'impegno. Normalmente viene preso inizialmente come una fatica in più il dover uscire la sera dopo una settimana di lavoro, comunque durante la settimana lavorativa, che effettivamente, cioè, non, nulla toglie che ci siano delle fatiche. Però, dopodiché, un po' alla volta, riescono a capire quello che dico sempre all'inizio, che quei momenti sono momenti per loro, dove acquisiscono serenità e tranquillità, si creano una isola di qualche ora durante la settimana che aiuta a stemperare le tensioni lavorative, familiari, e li fa arrivare a casa più sereni e tranquilli. Tant'è che ultimamente mi hanno chiamato in crisi di astinenza perché non avevano più le prove. Ma non è di certo il motivo per cui siamo andati a fare, no, certo, a proporre lo spettacolo in pediatria, però questo è sintomatico perché si ripete ogni anno, nonostante le persone cambino, e sono 11 anni che vado avanti con questa esperienza. Alla ormai i suoi figli sono quasi all'università. Praticamente mi portano loro in giro. O magari fanno parte. Però appunto è una costante che una volta che è avviata l'esperienza, le persone hanno bisogno di questa esperienza, capiscono l'importanza del mettersi in gioco perché mette in evidenza anche qualità e peculiarità che magari ignoravano, di conseguenza diventa anche un cammino di maturazione personale, oltre che di coinvolgimento familiare, laddove appunto il bambino dai 3 ai 6 anni vede il proprio genitore protagonista su un palco, cosa che magari non si aspettava mai, perché può essere che fino ad allora non avesse mai contemplato il fatto di recitare anche all'interno dell'ambiente domestico. E recitazioni insieme? Padri, madri e figli? Quello attualmente non è stato ancora fatto, c'è stato come progetto. Mm-hmm. C'è stata un'esperienza precedente qualche anno fa dove, a seguito di una replica effettuata, abbiamo integrato delle parti che erano principalmente di coro di genitori con i rispettivi figli, e quindi è stata anche là un'esperienza simpatica e costruttiva. Beh, lo vediamo anche nelle squadre di calcio, no? Quando scendono in campo, certo, sono accompagnati dai figli, è una idea che è stata introdotta da qualche anno, ma insomma fa sempre molta tenerezza e molto coinvolgente. Signora, come si scelgono gli spettacoli, le iniziative di animazione e a seconda dell'età, a seconda delle situazioni, poi dovendo operare in un ambito delicato, quale quella di una corsia di ospedale, magari ci sono bambini o ragazzi che proprio in quel giorno non tutto hanno voglia tranne che sorridere. Ecco, come si fa a fare una programmazione idonea? Ecco, questa fa parte proprio del mio lavoro e di altri collaboratori. Non è facile, ma è facilissimo, perché io personalmente in primis dico: mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare quello. E io faccio tutto, io porto dentro tutto in pediatria. Gli spettacoli avvengono nell'atrio della pediatria, uh-huh, nel dipartimento. Tutto il resto avviene nella stanza che condividiamo con la scuola, al terzo piano, quindi abbiamo una grande stanza. Io personalmente, l'idea è mia, poi ho bisogno degli altri, insomma, le moto della polizia, abbiamo fatto un campo da hockey davanti alla pediatria, abbiamo fatto karate, spettacolo di karate, cerco di portare tutto, laboratori
Alcuni c'erano già, che sono portati degli anni, quindi i laboratori di pasticceria, quindi facciamo laboratori di pasticceria tutti i lunedì ed è il laboratorio più bello, più buono, più dolce che ci sia, perché intanto è un laboratorio dove è manuale, quindi i bambini toccano, è un laboratorio visivo, è un laboratorio olfattivo e creativo. Abbiamo un mega forno, cuciniamo, vengono i nostri amici pasticceri e cuochi, ogni settimana volontari anche loro, che tolgono dal loro lavoro e vengono là. I bambini sfornano, fanno, ma hanno il noi prodotto, mangiamo. Voi mangiate. I bambini non possono, ecco anche in questo, se alcuni bambini magari hanno delle prescrizioni che vietano. Sì, è tutto controllato. Molti di loro sono diabetici. Allora. Infatti pensavo, e quindi? E quindi loro lo fanno possono per i genitori, toccare, ad esempio. Loro offrono poi in giro. Cioè fanno i pasticceri, no? Loro fanno i pasticceri. Non gli assaggiatori. No. Ah, che bravi, i bambini ci danno sempre delle lezioni. I bambini comunque insegnano sempre. Poi a giovedì abbiamo pet therapy, adesso a venerdì abbiamo un laboratorio di ceramica, proprio un maestro ceramista. Abbiamo i laboratori creativi, abbiamo i laboratori teatrali, avevamo i laboratori di giornalismo, per cui adesso vi invito ecco, quindi a creare ancora, dipende, perché abbiamo fasce età che vanno dal zero, insomma i piccoletti sono in braccio alla mamma, comunque dai 2 fino ai 16-17 anni, quindi cerchiamo sempre di coinvolgere anche con laboratori anche di murales i ragazzi. Le cose belle sono ecco, questi spettacoli, quindi vengono a suonare, vengono a fare rappresentazioni teatrali e quelle coinvolgono tutta. Mentre la famiglia rimane fuori nei nostri laboratori alla sera, al momento proprio dello spettacolo. Quando sento che vorremmo venire, sì, quando guardiamo il calendario, deve essere tutto programmato comunque, anche perché gli ho detto venite quando c'è, abbiamo più clientela, dico io, quindi lunedì, perché adesso per esempio, grazie al cielo, anche ieri gli ultimi saluti, ci sono tante dimissioni, per fortuna. Ecco, infatti io ho sempre fatto anche tanto volontariato, volontario dei bambini, e ho soprattutto i bambini, non voglio più vederti, proprio perché speri di non vederlo più, e invece tante volte te li vedi per anni, li sto vedendo crescere alcuni. Chi vuole star bene deve venire a vedere chi non sta bene, sta bene dentro perché poi si sente fortunato e porta il suo sorriso in giro. L'esperienza che più l'ha colpita in questi anni di volontariato, ma colpita... Lei prima appunto faceva questo riferimento alla sensibilità, no, dell'adulto che deve anche saper metabolizzare il dolore, sì, la sofferenza, l'emozione che può nascere, perché bisogna essere sempre un po' clown nel senso buono del termine davanti a un bambino. L'esperienza che appunto più ricorda, o le esperienze che più ricorda, che più l'hanno colpita e magari l'hanno fatto anche riflettere? Beh, diciamo... che il vedere dei bambini riuscire a fare qualsiasi tipo di attività, perché da manuale come potrebbe essere il laboratorio di pasticceria, anche al semplice colorare delle figure lasciate in bianco e nero, no? Dove ad esempio non c'è una mano, è un pochino, insomma, emozionante e fa vedere la forza di volontà di questi bambini, nonostante abbiano le canule per la flebo, cioè battono mani, fanno di tutto e non sentono nulla, diciamo. Sembrano alieni, cioè, al dolore, supereroi, alla sofferenza. Supereroi, sì. Hanno anche gli attestati del coraggio. Del coraggio. Il diploma del coraggio. Sì, e guai a chi glielo tocca anche. Cioè è impressionante vedere la forza di volontà che hanno. Abbiamo parlato dei genitori, abbiamo parlato dei piccoli pazienti, e qual è la relazione anche con medici, infermieri, personale sanitario, che poi è parte integrante, ovviamente determinante proprio della quotidianità all'interno del reparto? Beh, la relazione a livello medico, facciamo terapia anche noi, terapia del sorriso, quindi è logico che ci si interfaccia, ma per quello che è questa parte ludica. Le nostre attività sono sia al pomeriggio che alla sera, perché al mattino i bambini seguono veramente terapie mediche e anche la scuola, perché c'è la scuola in ospedale. Sì, questo è. Ecco, quindi il rapporto con i medici è senz'altro positivo, perché sanno benissimo, cioè, i pediatri da noi altri non sono persone normali, cioè loro devono avere qualche segnalino fuori, cioè
chi è normale si vede, e noi abbiamo bisogno della normalità, ecco, quella della non normalità. Quindi a noi ci accettano di buon grado, il nostro rapporto è anche proprio di riuscire anche questi momenti di festa, di riuscire a intersecarli con terapie varie, perché il bambino nel più bello che sta guardando, sta facendo qualcosa, ha una terapia medica e non è sempre facile, insomma. Però si riesce, insomma, il rapporto è bellissimo, il nostro direttore del dipartimento è sempre felice. Ieri avevamo ospiti il vicequestore con la polizia, quindi i bambini non vedono l'ora di andare di salire sulle auto, oppure quando abbiamo portato le moto. Quindi è bello. Io dico sempre oggi, che show facciamo? Questo è, il bambino ha bisogno di show, ha bisogno di divertirsi. Infatti va a casa, non si accorge, come vado a casa, sono preoccupati quando vanno a casa. I bambini hanno bisogno di show, ma anche gli adulti hanno bisogno di show, e probabilmente questa sua passione che ha coltivato negli anni, mettendo insieme questo gruppo di genitori, risponde anche a questa esigenza, perché bisogna fare terapia del sorriso, perché si è interpreti di questo ruolo, quasi di questa missione. Sì, è interpreti. Questione anche educativa, cioè educare anche alla felicità, all'essere contenti, è una missione che non è da tutti, perché ci si è sempre abituati a essere corrucciati, preoccupati, sempre con il pensiero quello che non va e quello che deve essere messo a posto. L'abituarsi a ridere sopra, l'abituarsi anche a trasmettere la risata, a trasmettere l'entusiasmo, fa sì che questo venga trasmesso anche ai figli, e quindi fa sì che la positività emerga, e non emerga solamente la questione del preoccuparsi, che in realtà non è altro che un cane che si morde la coda, perché continua a preoccuparmi, vedere solamente gli aspetti negativi. Di conseguenza gli aspetti positivi, che magari sono quelli più naturali, passano inosservati. L'abituarsi a ridere, l'abituarsi a sceneggiare, a gesticolare, a non stare ingessati, ad essere strani, è un'espressione che mia figlia mi dice spesso: tu papà sei strano, sei proprio strano come ti comporti, non sei come gli altri. Però pur nella stranezza, nell'insegnare a sorridere, il genitore non deve perdere il proprio ruolo di genitore, cioè deve anche dire di no, cioè non vuol dire, certo, che fare divertire i bambini significhi dargliela sempre vinta. Assolutamente, ma anche nel rimproverare, nell'educare, nel far vedere e nel rilevare un comportamento sbagliato, nella mia esperienza di genitore e anche di educatore, ho visto che spesso l'attività di rimprovero, comunque di correzione, fatta con un certo humor, può risultare molto più efficace rispetto all'isteria. Ad esempio, mi viene in mente, proprio nell'ambito familiare, una volta che mio figlio me ne aveva combinato una di grossa e non ne voleva sapere di essere ripreso, anziché urlargli dietro o arrabbiarmi in maniera isterica, gli ho fatto l'imitazione di Darth Vader. E gli ho detto, di ritornare subito a mettere a posto con quell'intonazione. Non ho dovuto fare altro, si è mosso e è andato a mettere a posto. Ha sempre funzionato poi in seguito come metodo educativo? Ma senza che suo figlio si mettesse a ridere e disconoscesse la sua autorevolezza? Questo è secondo me l'arte dell'educare, cioè non ancorarsi ad un schema. Per cui quello l'ho fatto quella volta là. Ma dopodiché, in altre situazioni, certamente posso utilizzare l'alzare la voce, l'essere più serio, o utilizzare un altro schema che mi possa fare in modo di far sembrare ed essere autorevole. In ospedale anche lì dovete essere, no? Trasmettere sorriso, ma in quanto educatori in quel momento, anche essere educatori proprio nel senso stesso della parola. Certo, bisogna avere un attimo, infatti, allora, a parte bambini con particolari patologie, però ogni tanto la disciplina ci vuole, insomma, stai attento, il rispetto l'uno con l'altro, anche perché abbiamo tantissime fasce di età. Noi abbiamo la figura dell'educatore che serve dei casi anche particolari, ma diventiamo, come ha detto giustamente, anche noi altri a nostra volta anche degli educatori proprio con i bambini. Non è detto che un bambino, perché in ospedale, che ha una malattia anche magari più lieve di un altro, non debba essere ripreso, perché delle volte i genitori
si perdono questo ruolo perché in ospedale tutto va bene. Invece ci sono delle regole perché è sempre un ambiente pubblico e c'è una grande convivenza con gli altri. Noi cerchiamo di portare sempre il grande rispetto l'uno con l'altro. E posso permettermi di... Sì, una perché cosa anch'io delle regole che stiamo finendo il tempo. La cosa più bella che abbiamo lì è che abbiamo bambini di tutte le nazionalità, di tutte le lingue, bambini che non sanno la stessa lingua. Ma comunicano insieme. Perfettamente. Bellissimo. Io ringrazio, non ho più tempo a disposizione. Grazie. Ricordiamo il 16 aprile in pediatria, a che ora? Alle ore 19 circa. Alle ore 19 circa può venire chiunque? Compatibilmente con lo spazio e la situazione. Perfetto. Ringrazio Giovanni Parise di Gioco e Benessere. Grazie. Ringrazio Cristina Zanella, sempre anche lei di Gioco e Benessere. Ringrazio Andrea Bergamo di Geniatori del Dolo. Ringrazio voi per averci seguito. Ci vediamo domani mattina. Grazie, arrivederci e buona giornata.